Se è vero da un lato che il mercato immobiliare è stato uno dei primi a risentire della crisi economica mondiale, dall'altra si sono continuati a ripetere errori che hanno portato i neoproprietari a ritrovarsi nei guai per cessioni non trasparenti, colme di documenti non fedeli allo stato delle cose, guai con la giustizia e un calvario di burocrazia per venirne a capo. Esistono però professionalità spesso non conosciute o non interpellate che hanno l'esatta funzione di procedere ai controlli di rito prima di concludere la vendita. Un'equipe di esperti ha presentato a Pescara il quadro delle anomalie alle quali fare attenzione. Ultimamente mi è successo anche questo, addirittura immobili che erano ipotecati e che quindi erano invendibili, oppure la problematica maggiore che succede spessissimo è quella della difformità della conformità urbanistica, quindi spesso accade che un immobile venga compravenduto senza che però vi siano i requisiti urbanistici per poterlo vendere e addirittura l'atto potrebbe essere annullabile in quel caso. In merito all'edilizia, poi, sempre più spazio sta ottenendo il social housing, che si colloca a metà tra l'edilizia popolare e la proprietà privata, venduta o affittata a prezzo di mercato. L'obiettivo principale di questa edilizia è fornire alloggi con buoni e ottimi standard di qualità, a canone calmierato che non superi il 25-30% dello stipendio. L'housing sociale è un interesse particolarmente forte dell'amministrazione comunale, è una modalità nuova di abitare che non vuol dire soltanto avere un tetto, ma vuol dire soprattutto avere tutta una serie, costruire tutta una serie di servizi integrativi, di attività che consentano anche di creare una coesione sociale. In tutto questo contesto naturalmente gli interventi devono essere legati ad una, devono andare verso la direzione di una maggiore mobilità, di una sostenibilità dal punto di vista ambientale e quindi ci avviamo verso una direzione nuova dell'abitare.